dalla scuola e dalla cultura alla rigenerazione urbana e allo sviluppo del territorio. Oltre 26 milioni di euro di erogazioni nel 2022 e un piano di azione pluriennale ben definito e innovativo. Sono questi gli elementi più importanti emersi durante la presentazione dei due documenti programmatici della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si è svolta alla presenza del presidente Marcello Bertocchini, del vicepresidente Raffaele Domenici e della direttrice Maria Teresa Perelli. I documenti, come detto, sono due perché con il rinnovo dell'organo di indirizzo avvenuto nel gennaio 2021, oltre alla programmazione 2022, è stato approntato anche un documento previsionale che arriva fino al 2026, delineando in sostanza i capisaldi dell'attività futura dell'ente. Non solo cifre, ma tante idee. Il documento programmatico pluriennale parte da una fotografia del presente per delineare linee guida di azione per i prossimi 5 anni, tra gli interventi cruciali quelli che riguardano le aree interne. La Fondazione si è attivata con la Scuola Sant'Anna di Pisa, mettendo a disposizione per i prossimi 5 anni fino a 5 milioni di euro per dar vita ad un modello di sviluppo in grado di migliorare la qualità dei servizi sociosanitari delle aree interne della Valle del Secchio e dell'Alta Versilia, e ha stanziato 1,9 milioni nel triennio 2022-2024 a favore del progetto Abitare la Valle del Secchio. Sul fronte sviluppo sostenibile è in fase di preparazione un bando specifico con un budget da 3 milioni di euro. In questo ambito la Fondazione intende impegnarsi per riportare ad uso pubblico il lago della Gherardesca insieme al comune di Capannori. Il supporto dell'ente di San Micheletto va, come detto, anche alla rigenerazione urbana e ai beni culturali, alle tematiche della disabilità e ai progetti di cooperazione internazionale. Sul fronte della ricerca si conferma il sostegno alle realtà universitarie locali, campus e IMT. Tra i settori rilevanti anche la salute pubblica, a cui sono destinati 2 milioni di euro, che è stata inserita tra gli ambiti di maggiore impegno della Fondazione, anche alla luce delle esigenze messe a nudo nel periodo più difficile dell'emergenza pandemica.